Stamattina Pippino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto, si è suicidato. No, non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto, voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, si sbatte la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalla finestra della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci del Nero. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali, questo vedrete la televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente farà impallidire tutto il resto. E qui chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia? Ma chi se ne frega di questo Peppino un bastardo? Adesso fate una cosa, spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso. Quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo! E diciamo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia! E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, un nessuno mischiato con niente. Mi chiamo Salvatore Pulzella e ho portato un pezzo tratto dal film 100 passi.